Ciao a tutti e benvenuti su GuitarTube. Per il video di oggi, ragazzi, metto a confronto il Panama di Carl Martin con il Soldano Super Lead Overdrive. Praticamente, Soldano, suono vicino alla famosa testata, che non è la stessa cosa, ok? E il Panama di Carl Martin invece è un Marshall molto spinto. Poi Panama, vi ricorda qualcosa? Van Halen? La canzone, quella lì. E infatti è quel sound lì. Io faccio fatica a utilizzarli per come suono io, però insomma ci si diverte. Prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale, lascia un bel like se passi di qui e non sei iscritto, iscriviti, a te non cambia nulla e a me dà una gran mano. Ma andiamo subito a sentirli. Quindi sto utilizzando la mia PRS, la DGT, che non ha dei suoni super cattivi, ok? Con il rev di 20, però sto utilizzando YAR, una cassa 4x12 con i Vintage 30 della Torpedo, clean. Partiamo col Panama, perché il Soldano ve l'ho già fatto sentire in un video, vi metto qua il link. Avete capito di cosa si tratta? Bene, è un po' rumoroso, ma anche il Soldano, perché sono molto carichi di gain. Allora, il Panama ha come controlli il gain, livello d'uscita, quindi l'output, il dumping, che serve per togliere le basse quando carichiamo molto gain per evitare di impastare troppo il suono, e poi andremo a sentire come funziona, e un tono. Per come piacciono meglio per Drive, preferisco in questo caso il Soldano perché è più editabile, ok, il suono col Soldano, avendo treble, middle, bass e il presence. Qui invece col tono dobbiamo fare un po' tutto. Però, come vedete, British Hot Modded OD, che tanto D non è, e quindi quando lo attaccate avete quel suono. Che differenza c'è tra le testate? Che le testate hanno un suono molto più organico, quando abbassate il volume il suono ripulisce molto meglio. Ovviamente avete tutta l'equalizzazione, quindi potete davvero trovare dei sound molto diversi. Quindi prendete questi pedali come idea che si avvicina a quel tipo di testate, ok? Non è che se avete la Soldano che costa 250 euro il pedale è come avere la testata da 5700, no. Ok? Però ci si avvicina a quel tipo di sonorità. Passiamo subito al Panama e andiamo a sentire ora dumping. Vedete che il suono così è molto chiaro. Non impasta. Se io però tolgo, praticamente vado ad aggiungere le basse, perché lui taglia andando in avanti, ok? In senso orario. Già qui ho un po' impastato la nota che ho sulla corda di là. Fa fatica a uscire, mentre così, sentite. Ok, quindi diciamo a zero, sentite proprio che... Ok? Diciamo che a me piace utilizzarlo qui perché non voglio un suono troppo incasinato. Il gain lo tiro su a manetta. Metà. Questo è il Soldano. Ok,
Cosa succede se abbasso il volume con questo tipo di overdrive? Sentite qui. Il suono diventa piccolissimo. Ecco la differenza tra questa e una testata. Quando andate a abbassare il volume della chitarra utilizzando il drive della testata è tutta un'altra cosa, ve lo garantisco. E qui si sente proprio il limite del pedale da usare così. Ecco perché preferisco utilizzare overdrive molto più dinamici, molto più trasparenti, perché reagiscono molto bene a quello che faccio io suonando, quindi col tocco delle dita o con la dinamica che metto. Qui si passa da questo. Che a me non piace. Ok, così no. Proviamo a sentire la stessa cosa sul soldano. Leggermente meglio, c'è un po' più di sostanza abbassando il volume. Sommati tutti e due, la macchina del caffè. Sono un po' rumorosi, ma ci sta, visto il tipo di pedale. Come avete visto, in questo caso, se dovessi utilizzarli come di solito suono io, chi mi segue sa come piace a me avere l'overdrive, come gestirlo sotto le dita, questi sono pedali che non potrei utilizzare così. Potrei utilizzarli proprio acceso, spento, ma non vado mai a toccare i volumi della chitarra, perché ripulirebbe troppo poco e perderebbe tantissimo il suono. Se io vado a toccare qui il treble sul soldano, ho un suono molto più morbido. Se io adesso abbasso il treble, vedete quanto è più malleabile il soldano? Abbassiamo il tono qua perché non ho il treble, quindi il tono va a chiudere un po' tutte le frequenze medio-alte. Tiriamolo tutto. Però perde poi troppe alte, vedete che è un po' più difficile da gestire. Abbassiamo il volume. Chiudiamo i medi. Ecco, per le medie io preferisco utilizzare lui. Posso colorare diversamente il suono, mentre il Panama resta proprio così, cioè se dovete fare cose tipo Van Halen, quindi quelle sonorità lì, va benissimo,
lo accendete, ha quel suono. Lo trovo poco editabile, dovendo proprio dargli un aggettivo, però è potente. Cioè, ragazzi, lo accendete, mettete questo a metà, poco più di metà, e... va bene per fare quelle cose, però come vi ho detto non sono gli overdrive che io utilizzerei. Ho il soldano, l'ho preso perché mi può servire per delle cose, e avete sentito, questo è quello che fanno questi due pedali, cioè vanno bene per quell'utilizzo, proprio anni 80, hard rock molto spinto. Però poi se dovete suonare, se vi piace suonare abbassando il volume, controllando la dinamica con le dita, no, ve li sconsiglio assolutamente, non comprateli, zero. Vanno bene solo per questa situazione. Chitarra a palla, accendete il pedale, fine dei problemi. E avete quel tipo di sound senza dover spendere migliaia di euro per la testata tipo la 5150 o la Soldano o una Marshall modificata tipo Friedman, ok? Però, come vi ho detto, le distorsioni dell'ampli sono tutto un altro mondo. Più organiche, abbassate il volume, rispondono in modo diverso. Se vi capita, provatele e vedete la differenza tra quelle testate e questi pedali. Bene, per oggi è tutto, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata e ci vediamo qui su GuitarTube. Ciao ragazzi e alla prossima!